Un campionato partito nel lontano 1951 in Inghilterra, per poi arrivare fino ai giorni nostri. Per fare delle tappe molto importanti possiamo parlare di Spagna, Danimarca, Germania, Italia, Austria, Francia, Inghilterra, ancora Austria, ancora Spagna, ancora Francia, Jugoslavia, Austria. Fino ad arrivare a delle tappe molto importanti per quanto riguarda la nostra zona, e cioè il Cassinate. 1969, premio mondiale di fisarmonica, svoltosi a Riccione in Italia, dove per la categoria junior vinse il concittadino Angelo Cardinali. Riconfermato nel 1971, questa volta non più per la categoria junior, ma per la categoria di livello superiore più importante, senior, per la seconda volta in Jugoslavia, a Pula, Angelo Cardinali di nuovo, fino ad arrivare al 1995, dove per la seconda volta successiva, quindi l'anno scorso si è svolto ugualmente in Italia, ad Alassio, si rifà in Italia a Cassino, finalmente, il 45esimo premio. Per quanto riguarda le tappe più importanti del 91 in Germania, nel 90 in Spagna, a Terni nell'89 in Italia, in Francia nel 1988. Signori, benvenuti a Cassino! Finalmente ancora qui, 45esimo trofeo mondiale di fisarmonica. Personalmente ringrazio chi mi ha voluto a chiacchierare su questo palco davanti a questo microfono. Ringrazio l'organizzazione, a cui va un grande applauso, perché veramente hanno sudato, non so, 7 camicie. Quest'anno è una cosa molto importante per quanto riguarda il 45esimo premio. Perché molto importante? Perché, a differenza degli anni scorsi, quest'anno il trofeo ha avuto una grande adesione. Quindi si parla addirittura di una ventina di concorrenti. Ecco perché è importante quest'anno il premio qui a Cassino. Un'adesione di una ventina di concorrenti, e non è poco per quanto riguarda una ventina di nazioni, ecco, per quanto riguarda le altre manifestazioni, tante nazioni non avevano dato la loro adesione, ciò che non è accaduto quest'anno per nostra fortuna. Non sento il sottofondo musicale perché io sono abbastanza teso, nervoso, grazie. Allora, no, più basso, grazie. E quindi automaticamente diventa importante. Ecco, quindi l'importanza viene data non soltanto dall'organizzazione, soprattutto dalla preparazione dei concorrenti, però soprattutto nel riconoscimento da parte di tutte le nazioni che aderiscono a questa gara internazionale, quindi mondiale, diciamoci la verità. Ringraziamo le autorità intervenute, civili e militari, che questa sera sono veramente belle da 90, quindi abbastanza cariche. Ringraziamo il sindaco di Cassino, che lo vorrei al microfono per dare il benvenuto ai presenti. Prego sindaco, grazie. A lei il microfono per il saluto della città di Cassino. Buonasera a tutti. Io questa mattina ho assistito alla proclamazione del vincitore e quindi ho tenuto un saluto, ho dato un saluto di benvenuto a tutti i presenti, che erano certamente meno numerosi di questa sera. Voglio partire da dove ho concluso questa mattina, ringraziando soprattutto gli organizzatori, perché il loro lavoro è stato encomiabile e io solo ho potuto constatare quanto amore, quanta dedizione hanno messo in questa organizzazione, e che poi ha dato i suoi frutti. Ecco, quindi il maestro Danilo Di Mambro, Mario Valente e il campione del mondo Cardinali e altri,
credo che meritino in apertura un grande applauso. Un grande applauso naturalmente lo meritano anche tutti i concorrenti, soprattutto quelli venuti da più lontano. Io questa mattina durante la proclamazione ho potuto verificare l'approccio, lo stato d'animo di queste persone, che ho potuto vedere che al di là della sana competizione che c'era tra queste persone, c'era veramente un attaccamento a questo strumento, a questa disciplina, che andava oltre l'aspetto competitivo, che pure è importante in ogni disciplina. Cassino forse per la prima volta ha ospitato una manifestazione canora così musicale, così importante, però le tradizioni popolari, le tradizioni musicali di Cassino sono note a tutti, e non a caso, ha detto prima lei mi pare, l'amico Angelo Cardinali è stato campione del mondo 26 anni fa. Due volte campione del mondo. La prima volta 26 anni fa, qualche anno fa. Quindi le tradizioni musicali di Cassino continuano, e credo che dopo questa bella organizzazione Cassino possa essere ancora una volta sede di altre importanti manifestazioni. La giornata è stata bella, gli amici che hanno partecipato, devo dire, hanno fatto compagnia anche a me, perché il teatro di questa, uno dei teatri di questa manifestazione era proprio il comune di Cassino, e nella sala vicino alla mia, la sala Restagno, si esercitavano e venivano giudicati da una giuria che mi dicono essere stata molto ferrea, molto rigida, rigida, certo, ed equa. Chiaramente credo... la giuria è una giuria internazionale, che la conoscerete anche qui sul palco tra non molto, quindi formata da diversi nomi di calibro internazionale. Io concludo, perché i discorsi devono essere brevi, e dico appunto che un arrivederci a tutti quanti a Cassino per altre importanti manifestazioni. Spero che questi 4 giorni a Cassino abbiano costituito per tutti un motivo non solo di competizione, ma anche un diletto, un modo per evadere dalla normale routine. Cassino è la città di pace, è una città di San Benedetto, è una città purtroppo che ha una triste storia, ma è una città dalla quale un messaggio di pace, di amicizia, di solidarietà può partire, e può essere più credibile che non in altre parti del mondo. Certo, Sindaco, quindi anche una chicca, una ciliegina sulla torta per tutte le altre manifestazioni che si sono svolte in occasione del 50° anniversario della distruzione di Cassino. E non a caso, Sindaco, io mi allontano da lei per far vedere questo meraviglioso quadro che ho alle mie spalle. Pensate che questo disegno è stato stampato su delle magliette regalate a tutti i concorrenti. E poi un disegno della pittrice Anna De Santis, e la realizzazione su tela è avvenuta ad opera della signora Cardinali e della signorina Laura Di Santo. Un bel disegno che ricorda il 50° anniversario della distruzione di Cassino, medaglia d'oro al valor militare. Valor militare. Inoltre, non a caso, poi se mi passate una medaglia, vi voglio far vedere, sono state coniate delle medaglie di bronzo che verranno date questa sera, eccole, e queste sono ad opera, queste medaglie che poi andranno in giro per tutto il mondo, portate via ovviamente dai concorrenti, e sono state effettuate, è un lavoro dell'orafo Angelo Volante, quindi in occasione del 50° anniversario della distruzione di Cassino. Anche un applauso per chi è sensibile ai problemi di Cassino e del Cassinate. Sindaco, grazie per la sua presenza. Grazie a voi. Mi risparmio un lavoro, il microfono lo può mettere di là. Grazie. Vorrei chiamare sul palco. Ah, va benissimo, poi lo chiameremo eventualmente. Inoltre,
Inoltre, andando ancora avanti, io vorrei chiamare il, siccome adesso dobbiamo fare la premiazione, ma soprattutto non parliamo ancora di premiazione, parliamo di consegna di premi, consegna di targhe ed attestati. Ricordo, per quanto riguarda l'organizzazione generale, l'organizzazione locale, la giuria, i membri della giuria internazionale e soprattutto i concorrenti. E vorrei chiamare qui sul palco con me il segretario generale della CMA, della Confederazione Mondiale Accordion, il maestro Bio Boccosi. Grazie maestro. No, lei viene sul palco. Lei viene sul palco, un attimo che le prendo il microfono. Allora, lei maestro. Io chiamo subito il presidente della Confederazione Mondiale dell'Accordeon, professor Damel Charles. E do a lui la parola in italiano o in francese. Buonasera a tutti. Sono il presidente, ma è peccato, non parlo tanto bene l'italiano. Peccato, ma sono ancora Giovanni e voglio imparare l'italiano, perché l'italiano è la più bella lingua del mondo. Grazie, grazie. Allora, siamo questa sera a Cassino con il miglior fisarmonicista del mondo, ma nel mondo ci sono tanti fisarmonicisti italiani. In America, i migliori fisarmonicisti italiani. Sì, Pietro Dero, Gallarini e tutti quanti. In Francia, tutti i migliori fisarmonicisti sono italiani. Marcello Azzolla, italiano. Richard Galliano, italiano. Fredo Gardoni, italiano. Lui Ferrari, Ferrero, Gab e tutti quanti, tutto italiano. E siamo contento di essere una volta di più in Italia per questo trofeo mondiale dell'accordeon. Je vous dirai, excusez-moi, quelques paroles en français. Française est la langue officielle de la nostra fédération. Je souhaite à tous les concurrents de réussir encore une fois comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et je profite pour remercier encore chaleureusement le comité organisateur, Maestro Sendico, toutes les gens qui ont participé à l'organisation. Et voilà dire solo due paroles. Grazie e ancora grazie. Prego. Grazie. Merci. Allora, la parola per quanto riguarda la consegna di attestati ricordo va al maestro Bio Boccosi. Dobbiamo fare molto in fretta, quindi prego i fisarmonicisti, i delegati e i maestri di venire di corsa. Cominciamo con i delegati della CMA. Metti gli occhiali. Roser Polomero di Andorra. Allora, presidente, consegna il presidente. Elisabeth Van Pellegom, Belgio. Maestro Celino Bratti, Francia. E il presidente le bacia tutte, eh? E a me mi tocca stare qui. Non è parente. Prego.
Claudine Cintas, Svizzera. Dove è? Se avete da stancarvi di battere le mani, eh? Ladislav Orak, Repubblica Ceca. Il l'attestato, ricordo, e il trofeo consiste in un piattino d'argento, come vedete qui. Anatoly Semensko, Ucraina. C'è? Eccolo. Milan Tomic, Jugoslavia. Ecco, i delegati sono serviti, possono tornare al loro posto. Ecco, loro sono tutti i delegati internazionali per il 45esimo. Allora, grazie, potete sedere. Vi congediamo. Thank you very much. Diploma d'onore ai membri della giuria. Devo dire che la giuria è stata favolosa, ha lavorato per 3 giorni di seguito e merita veramente un applauso, ma uno per uno lo applaudiamo bene. Prima di tutti il maestro Charles De May, io lo voglio dare io il diploma. Personalmente. Ma... Viva la France! Miriam Krina, Croazia. Ma è andato via questo, mi pare. È andato a fare la guerra questo qui. Dunque, José Manuel García, Spagna, il più simpatico dei nostri giurati. Jean-Marc Marroni, Francia. Questo è di origine italiana, deve essere. E infatti i membri della giuria portano a casa la medaglia in bronzo che vi dicevo poc'anzi, coniata in occasione del 50esimo anniversario della distruzione di Cassino per opera dell'orafo Angelo Volante. Emanuele Spantaconi, Italia. Il membro della giuria francese è un campione del mondo di fisarmonica, il giovane Frédéric Deschamps. Chiami Deliana che deve andare via subito, che deve prendere il treno. Dal Portogallo, Vitorino Matono. Voglio ricordare inoltre, sono delle disposizioni. Abramo Comandini, San Marino. Sono delle disposizioni interne, si fa divieto assoluto di usare telecamere private. Chi vuole avere la registrazione di tutta la serata può rivolgersi alla regia che è al centro della sala in fondo. Grazie. Eliana Zajek, Slovenia. Questa gli diamo il bacio, eh? Dov'è? Dai, 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 a me niente. Ciao. Buona. Miroslav Kosnar, Repubblica Slovacca. A questo il bacio, nemmeno se si mette in ginocchio. Questo non c'è, io sai, sì. Vladimir Zubisky, Ucraina, un grande compositore. Lui spera nel bacio, va da lui. Andiamo qua. Vada ragazzo, vada chi dai. Zubisky. Ecco, adesso cominciamo con i giovani concorrenti. Cominciamo da una categoria simpaticissima, varietà. Comincio dall'ultimo classificato, che è un'ultima poi. Non è ultima perché ha suonato male, ma perché è cinese
e non aveva il pezzo d'obbligo, quindi la giuria onestamente non l'ha potuta premiare, però è molto brava. La chiamo, è difficile adesso, Ren Lung Ong. Secondo? Come secondo? Ce n'è stato. Dov'è? Hai il bacio, eh? Non me lo immaginavo. A me niente. Saluta, ma lo sei tu. José Manuel Molina, tredicesimo, Andorra. Molina è un po' lento, vedo. Jonathan Fontan, dodicesimo, pure di Andorra. Diego Pincarelli, San Marino, undicesimo, tutte le repubbliche piccole. Francesca Flavoni, San Marino, decima classificata. Questa è carina, eh? Dai che c'è il fidanzato, ma no maestro, lasci perdere. Coralie Minter, Svizzera, nona classificata. Eccolo, bene, arriva. Bonifacio Loia, questo è quasi locale. Terzo, ottavo classificato, Italia. Aie. Categoria senior. No, siamo sempre. Lo dico io quando vuole. Saza Zivic, settimo classificato, Jugoslavia. Sesta classificata, Sylvie Maubert, Francia. È partita? Non c'è Silvia? Dai. Siamo alla categoria varieté e che è un'isola in seno alla manifestazione del 45esimo trofeo mondiale. Andiamo in zona coppe. Zona coppe. Maestro, volevo ricordare che la categoria varieté, pur non facendo parte del trofeo, è inclusa ugualmente e contiene in sé musica varia, dal folk alla musette alla jazz. Bravo. Allora, quinta classificata, Carla Marina Enriquez, Portogallo. Quindi ci sono tante nazioni, ecco del perché questo 45esimo è importante come premio. Quindi zona coppe, dalla quinta classificata arriviamo poi alla prima. Quarta classificata, Sandrine Tarayer, Lussemburgo. Luxemburg. Adesso a questi qui diamo la coppa, terzo classificato, Claude Sauvage, Francia. Il terzo classificato della categoria varieté. Che suonerà questa sera. Secondo classificato, con punti 735, Vincent Peirani, Lussemburgo. Ed ora, signori, il brivido del primo classificato della categoria. Primo classificato, Vitali Pirog, Ucraina. Consegna il premio la signora Calise dell'amministrazione comunale di Cassino. È il primo classificato di questa categoria
un attimino leggera, per così dire, sempre un'isola in seno al trofeo mondiale. Come avete notato, è una cosa che prendiamo un po' alla larga. Passiamo alla categoria successiva e riguarda, maestro, la juniors. Categoria junior. Fino a 18 anni. Ventesimo classificato, Ivan Kovacic, Croazia. E qui cominciamo veramente a parlare del 45esimo trofeo mondiale di fisarmonica per quanto riguarda le due categorie, junior e senior. È stato richiamato le armi. Infatti. Davide Forcellini, San Marino, con punti 184, 19esimo classificato. Allora, signori, va bene che sono tanti, però questi applausi li vorrei sentire più caldi. Cosa ne dite? Grazie. Adriana Budinska, Slovacchia, 18esima classificata. Diciassettesimo classificato, Robert Rebek, Slovenia. Sai che è partito anche questo. Marcello Fiorini, Italia, sedicesimo, con punti 287. José Ignacio Ortiz, di Spagna, quindicesimo classificato. Ancora una spagnola, Cristina Zubizarreta, con punti 303, quattordicesima classificata. È partita, la dacci andare. Un italiano, Fabio Mattioli, tredicesimo classificato, 304 punti. Li vedete un po' così giovani, eccetera, però ecco, poi andremo anche a sentire ciò che hanno suonato durante questa, la competizione di questi tre giorni, quindi per quanto riguarda la parte musicale, a dopo. Intanto togliamoci queste rogne di consegne premi. Josef Rebic, Repubblica Cecoslovacca, Ceca, dodicesimo classificato. Chiaramente la categoria junior è un buon trampolino di lancio per accedere poi alla categoria senior e per cui poi ci sarà la nomina del campione del mondo di fisarmonica. Adriano Nicola Ranieri, italiano, undicesimo classificato. È partito? È partito. Va bene, può capitare perché... Dalla Spagna, Alberto Ricardo Sebastian, con punti 608, decimo classificato. Che c'è? Cerco i... Dalla Francia, Melanie Bregante, con punti 621, nona classificata. Aie... Ne passi qualcuno di qua dopo, di queste ragazze. Alexander Orlov, Ucraina, ottavo grado. Svelti ragazzi. Alanzne Oyorzabal, Spagna, settimo classificato. Jaroslav Krasnikan, Repubblica Ceca, sesto classificato. Zona coppe. Zona coppe, e anche qui ovviamente il brivido comincia a farsi sentire. Maestro. Quinto classificato, Branko Djordjevic, Jugoslavia. E il quinto classificato per la categoria junior. Giovanotto. Ci ha provato perché
Aleksandar Vasić, Jugoslavia. Maestro, tutti? Terzo classificato. Cosa vuoi? Tutti cercano i baci italiani qui. Con me non c'è niente da fare, sa lei? No? Ah no, credevo che fosse... No, io lo devo alla ragazza, no. Maestro. Glielo assicuro. Mm-hmm. Sì. Nikola Jankov, Jugoslavia, secondo classificato. È il secondo classificato, bravissimo. No? No? Che cosa è successo? Chi è lei? Ho sbagliato? E figlia mia, qualche sbaglio. Allora, scusate perché c'è stato un disguido tecnico. Che cosa è successo? Vorrei capire. Non sanno la lingua, non sanno nemmeno il nome. Ah, certo, dal quinto e poi c'è il quarto, perché maestro l'ho distratta. C'è il quarto classificato. Secondo classificato, Nikola Jankov, Jugoslavia. Questo è il terzo? No. Avrò sbagliato io, pazienza, ragazzi. Va bene. Comunque, il primo classificato, campione del mondo junior 1995, Vincent Peirani, Lussemburgo. Consegna il premio il direttore del centro trasmissioni della Marina Militare Italiana, comandante Giuseppe Scarano. Grazie comandante per la sua presenza qui a Cassino. Grazie. Categoria senior. Grazie comandante, congediamo. Passiamo alla categoria senior e da qui uscirà il campione del mondo di questa grande categoria. Un momento, che qui hanno mischiato l'affare. Cominciamo. Allora, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono. Allora, nono classificato, con punti 301, Paolo Jorge Lopez Neto, Portogallo. Andiamo indietro. Ottavo classificato, Jan Kortrek, Repubblica Ceca. Beh, capite la mole di lavoro spesa attorno all'organizzazione ed è chiaro che non può andare tutto liscio. Infatti chiamiamo prima uno e poi l'altro. Questo è anche il bello dell'organizzazione dell'ultimo momento, perché è giusto che sia così. Poi, settimo classificato, Václav Soubusta, Repubblica Ceca. Allora, giustamente mi dicono di fermarvi un attimino per la foto ricordo davanti. Devi cambiare il rullo? Sesto classificato, Emmanuel Comte, Belgio. Quinto adesso. No, posto. Ed entriamo anche qui nella zona calda, il quinto classificato. Un italiano, Giorgio Della Role, quinto classificato. Quarto classificato, Philippe Bourlois, Francia. Terzo classificato, Farmen Øyvind, Norvegia. Secondo classificato, Roman Zabanov, Russia. Signori, stiamo per chiamare il campione del mondo della categoria
senior, il campione del mondo del 45esimo trofeo. Maestro. Campione del mondo Kostiantin Kruzov, Ucraina. Consegna il premio il dottor Giuseppe Golini Petracone, sindaco di Cassino. È il campione mondiale di fisarmonica della categoria senior. Allora, signori, c'è un momento. Scusate un attimo, chiamiamo la campionessa del mondo, ecco, dello scorso anno, la Miriam, vieni carissima, la francesina bella e bravissima. Questa è la campionessa che cede lo scettro al nuovo campione. Allora, signori. Signori, eccolo qui, questo qui, oddio che insomma mi fa brivido, lo sto toccando con le mani. Questo qui è il trofeo mondiale. Signora, non l'ho vinto io, mi spiace. Questo è il trofeo mondiale di fisarmonica che puntualmente ogni anno passa di mano in mano. Quindi c'è stata la vincitrice dell'anno scorso, che ovviamente, quindi di nuovo simbolicamente, lo passerà al vincitore di quest'anno, ok, e lo consegnerà. E quindi è un trofeo ovviamente prestigioso. Ricordate che anche quell'affare lì è toccato per due volte a Cassino, anzi per una volta a Cassino, ad Angelo Cardinali. Angeletto, adesso lo diamo via, ma comunque speriamo in bene. Sono partigiano, presidente. Allora, lo possiamo prendere, insomma le fotografie sono state fatte, tutto quanto benissimo, grazie. Ci abbiamo ancora una serie di diplomi agli organizzatori di questa manifestazione. Eccolo qui, li voglio chiamare uno ad uno. Angelo Cardinali, stiamo parlando dell'organizzazione locale del 45esimo. Sempre con le ragazze, vai te. Danilo Di Mambro, giovanissimo insegnante. Franco Casinelli. Corrado Angelo. No, scusa. Celestino Pomella, dai il bacio. Mario Valente. Questa è l'organizzazione di nuovo che ha sudato per la realizzazione del 45esimo qui a Cassino. Alessandro Vessella, quello con la parrucca, dov'è? Il maestro Vessella. Non è finito qui? Ce n'ho ancora? Giancarlo Miglianelli, mi pare che sia un avvocato quello, vero? C'è. Oh, questo glielo do io. Casa Musicale Vicini. Dove è la signora Vicini? Dov'è? E a proposito della casa musicale Vicini, un grosso applauso, perché è lo sponsor principale di questa manifestazione. Un grazie. Grazie alla signora Vicini, sempre vicina alla musica. Così come un grazie va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo trofeo.
e tutti gli sponsor sono elencati in degli opuscoli, non soltanto pubblicitari, ma soprattutto che descrivono le fasi salienti di questo 45esimo, che sono sul tavolo lì all'uscita dalla sala. C'ho ancora un diploma, poi basta. Marco Paniccia. Grazie, adesso comincia il concerto. Non comincia il concerto, maestro, perché c'è ancora da premiare. Maestro, se mi dà l'attenzione, no presidente, c'è ancora ovviamente da premiare il vostro lavoro e quindi l'organizzazione di Cassino vuole premiare il sudore della fronte del segretario della CMA. Prego, consegna il premio l'avvocato Giuseppe Golini Petraccone, sindaco di Cassino, al maestro Bio Boccosi. Io intanto do un bacio alla signorina. Sì, faccia subito, maestro, non perda occasione. Eccola la consegna del trofeo. E grazie. E due piccioni con una fava, sindaco, premiamo per la simpatia, per la eleganza e ovviamente per il lavoro del presidente della CMA, Charles De Moll. Bene, bene. Sempre per opera del sindaco di Cassino. Grazie sindaco, grazie presidente.